saluto in collegamento via Skype il professor Marco Magnani, economista, docente di economia, tra l'altro all'Harvard University, opinionista del Sole 24 Ore. Buonasera professore, benvenuto a RaiNews 24. Buonasera. Allora, spero abbia potuto un po' seguire il racconto di questa giornata che vede almeno insomma, fissati due punti fondamentali, il via libera da parte della Germania ma anche da parte dell'Austria, insomma il Parlamento tedesco ha detto sì al primo, diciamo all'avvio delle trattative per il terzo pacchetto di aiuti alla Grecia. Ecco, restano però, come dire, molti temi aperti, molti nodi non ancora sciolti. Penso per esempio alla questione del debito, con Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, che dice bisogna trovare una soluzione al problema del debito, ma ancora non so dire come. Saranno i singoli stati a risolvere questo problema. Insomma, un passo avanti, ma la vicenda non è ancora definita, mi pare. Sì, come dice lei, qualche piccolo passo avanti, ma la faccenda è tutt'altro che terminata. Ci sono ancora tantissimi nodi da sciogliere, ne cito solo tre che sono enormi. Uno è quello che dice lei del debito, perché il braccio di ferro sul debito è appena iniziato e questo è un elemento fondamentale, perché da una parte l'Europa dovrà salvare, diciamo, almeno le apparenze rispetto delle regole, dall'altra però il debito è oggi oggettivamente insostenibile. Il secondo grande nodo è quello di fare in modo che una parte di questi finanziamenti, di questo pacchetto che arriverà alla Grecia, vada non solo a rimborso, diciamo, degli interessi e del debito, ma vada anche a investimenti e quindi a accendere il motore per una possibile ripresa dell'economia, perché se no non c'è futuro. Il terzo grande nodo è quello delle riforme, cioè sarà la Grecia in grado di effettivamente affrontare e fare quelle riforme che l'Europa ha chiesto e che la Grecia, che Tsipras ha per il momento accettato di fare, ma sarà effettivamente in grado di farlo. Se, come si dice già, ci saranno elezioni politiche tra qualche mese dopo l'estate, potrebbe cambiare ulteriormente lo scenario. E le riforme che la Grecia non ha fatto in passato e che deve affrontare adesso tutte insieme sono oggettivamente molto impegnative. Si parla, no, di una riforma dell'aggiustamento delle pensioni, si parla di una riforma della giustizia civile, c'è una serie di privatizzazioni importanti da fare che sono essenziali, un alleggerimento della burocrazia. Quindi insomma si parla di riforme molto impegnative. Peraltro osservo che, a parte il discorso delle pensioni che noi abbiamo già fatto con il governo Monti, sono tutte riforme che anche l'Italia dovrebbe affrontare, quindi siccome si parla spesso della nostra situazione, che è certamente diversa ma in un certo senso anche simile. Mi sente, professore? Forse abbiamo qualche problema con la linea Skype. Mi sì. Sente? Sì, sì, la sento. L'Italia naturalmente è qualche passo avanti rispetto alla Grecia, tutti hanno concordato sul fatto che purtroppo l'iter, diciamo, il vecchio memorandum di riforme è stato portato avanti solo in parte, tanti restano i nodi e sicuramente con questo primo prestito ponte la Grecia potrà onorare i suoi debiti, come ha ricordato lo stesso Mario Draghi, che possiamo dire con il via libera anche all'elevazione del prestito d'emergenza annunciato ieri, ha dato prova di comunque una grande fiducia nelle capacità di Atene di onorare gli impegni che questo come dire, piano di salvataggio gli impone. Sì, direi non solo ha dato prova di una certa fiducia, ma soprattutto Mario Draghi, se mi consente, ha dato, per come ha gestito la situazione ad oggi, prova di grande leadership. Anzi, forse l'unica figura di leadership che emerge in positivo da tutti questi 5 anni di negoziazione di situazioni di crisi è proprio quella di Mario Draghi. Per il resto direi che il panorama di leadership è abbastanza desolante. Dal punto di vista greco, la Grecia ne uscirà sicuramente male da tutti i punti di vista, sia che se riuscirà a rimanere agganciata all'euro, sia se dovesse poi uscirne, come qualcuno teme. Dal punto di vista europeo, devo dire che l'Europa ha mostrato tutta la propria fragilità.
la fragilità della propria governance, la mancanza di coesione, la mancanza di leadership e di visione. Se pensiamo che in un tema così importante, che toccava molto da vicino non solo l'Europa ma anche gli Stati Uniti e il resto del mondo, sappiamo quanto Obama fosse preoccupato, tutti erano concentrati sul dibattito interno del partito di Angela Merkel, cioè il dibattito tra Schauble e Merkel, e non invece a posizioni di altri grandi paesi europei, e questo ci dice la mancanza di leadership che abbiamo visto in questa situazione. Oltre alla totale assenza dell'Italia dal dibattito, si è vista una Francia che ha avuto un impatto poco significativo, la Gran Bretagna naturalmente anche lei sta pensando di uscire dall'Unione Europea con un possibile referendum, quindi oggi abbiamo una Germania da sola che forse però non ha la capacità di prendersi quella leadership che la forza economica le consentirebbe di prendersi. Ecco, vista diciamo dall'altra parte dell'oceano, un osservatorio che a lei è familiare, la vicenda che si sta dipanando in questi mesi ormai, ma possiamo dire anche anni, della Grecia, ecco, qual è la valutazione che viene data? Tanto rumore per poco forse? No, gli Stati Uniti sono assolutamente strabiliati che se c'è un progetto come quello dell'Unione Europea, politico importante, con una moneta unica per 19 dei 28 paesi, l'euro, non si riesca a gestire, direi in pochi mesi, una situazione relativa a un paese che rappresenta, come molti spesso ricordano in questi tempi, solo il 2% del prodotto interno lordo aggregato dell'Europa. Cioè è un po' come se uno Stato minore degli Stati Uniti come l'Alabama o il Tennessee avesse dei problemi interni e il governo federale, il presidente degli Stati Uniti non riuscisse a gestire. Naturalmente le situazioni sono molto diverse, la governance è diversa, il ruolo delle banche centrali sono diverse, le regole sono diverse, però questo è un po' l'impatto che ha sullo spettatore americano questo scenario, dove da una parte ci sono i proclami di Europa unita da tutti i punti di vista, anche monetario ed economico e politico, poi dall'altra non si riesce a gestire una patata sì bollente, ma certamente di dimensioni non particolarmente complesse. L'auspicio è che questa situazione comunque finisca, possa essere l'inizio di una seconda fase dell'integrazione europea, perché questi 5 anni devono far capire che una situazione così come oggi, con una governance così come oggi, non sono assolutamente sostenibili. Quindi che la Grecia riesca a rimanere agganciata all'euro, oppure che non riuscendo a fare le riforme nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ne debba uscire, in ogni caso l'auspicio è che l'Europa ne sappia trarre una lezione, sappia prendere una lezione da questa situazione difficilissima, da questo spettacolo che abbiamo dato al mondo in cui in 5 anni non siamo riusciti a chiudere un dossier, e faccia un passo ulteriore di integrazione, perché solo così possiamo avere un ruolo nell'economia globale. Professor Magnani, ricordiamo tra l'altro anche autore, una delle sue ultime fatiche si intitola 7 anni di vacche sobrie, lo sguardo sull'Italia, l'Italia da qui al 2020, un paese che sta faticando non poco per uscire da quella economia soffocante e anemica della grande crisi. Allora, professore, ha sentito i dati di Banca Italia, che cosa sta aiutando di più il nostro paese, le politiche monetarie della Banca Centrale Europea, le riforme o una congiuntura internazionale comunque favorevole? Ma guardi, i dati di Banca Italia naturalmente sono moderatamente positivi e quindi questo ne siamo felici. Quello che sta aiutando l'Italia in questo momento, ma direi tutta l'Europa, sono una congiuntura internazionale, come è stato molto bene sottolineato dal vostro servizio, assolutamente favorevole. Ci sono 3 grandi fenomeni positivi, a cui se n'è aggiunto un quarto con l'accordo che è avvenuto in questi giorni con l'Iran. I 3 grandi fattori positivi sono un dollaro forte, un euro debole che favorisce le esportazioni dell'Eurozona e quindi anche quelle delle imprese italiane,
un petrolio particolarmente a buon mercato, che naturalmente abbassa il costo delle materie prime, e, come lei giustamente ha sottolineato, una politica monetaria della Banca Centrale Europea che continua a pompare denaro sul mercato, e questo non può che favorire. L'accordo con l'Iran è molto importante anche per l'Italia dal punto di vista economico, perché ci offre uno sbocco su un mercato dove noi abbiamo sempre storicamente avuto delle reazioni forti e che ci era mancato negli ultimi decenni, e forse questo in parte può compensare il mercato russo, che invece nell'ultimo anno è venuto a mancare per questioni geopolitiche, e quindi lo scenario internazionale è molto molto favorevole. Questo, mi auguro, non deve diventare un alibi per i nostri politici e il nostro governo per non fare andare avanti nel processo di riforme. Prima elencavo le riforme che la Grecia deve fare e dicevo, a parte quella delle pensioni che il governo Monti nel novembre del 2011 ha fatto, tutte le altre sono riforme, soggetti che dobbiamo anche noi affrontare, seppur in misura diversa. L'unico altro che è stato toccato è quello dal governo Renzi del mercato del lavoro, però quando parliamo di giustizia civile, di burocrazia, di privatizzazioni e soprattutto di posizione fiscale, che veramente ha raggiunto livelli elevatissimi e quindi soffoca molte delle nostre piccole e medie imprese, c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Se non facciamo questo lavoro e approfittiamo della congiuntura, ci ritroveremo al fine della congiuntura favorevole di nuovo in una situazione ancora più grave. Grazie professor Marco Magnani per essere stato con noi.